Salve a tutti. Questo molto probabilmente sarà l'ultimo video della mia rubrica Random Gameplay. Non ho infatti trovato altri giochi interessanti da recensire oltre a questo che mi ero tenuto da parte. Il titolo di oggi è niente di meno che il celeberrimo City Builder SimCity 4. Un pezzo di storia del mondo videoludico e, da almeno 10 anni, il miglior gioco di questo genere esistente secondo molti. Questo gioco infatti ancora oggi batte tutti i suoi concorrenti, anche molto recenti, che, anche se superiori sotto l'aspetto grafico, non si possono paragonare in termini di complessità del gameplay e in ricchezza di contenuti. Anche i titoli successivi rilasciati dallo stesso team, SimCity Societies e SimCity 2013, sono stati infatti ritenuti dalla critica molto peggiori di questo. Mi è venuta ultimamente l'idea di tornare a giocarci, dopo diversi anni, in vista di un titolo indie che, nel giro di un mese, dovrebbe uscire su Steam e potrebbe avere le carte in regola per forse battere questo pezzo di storia. Cities Skyline. Voi mi direte, ma cosa ci fa un gioco come SimCity nella rubrica Random Gameplay? Beh, molti non lo sanno, ma con questo gioco è possibile giocare con delle regioni generate casualmente. La cosa a me anni addietro era stata molto utile per creare velocemente nuove regioni in cui giocare, dopo essermi stufato di quelle già presenti nel gioco. E visto che non avevo voglia di scolpirmele tutte a mano, questo sistema è stata la mia fortuna che tempo addietro mi ha regalato numerosissime ore di gioco extra. In questo video vi mostrerò, infatti, tramite un tutorial come creare delle regioni per SimCity 4, partendo da delle semplici immagini. Quindi, sì, volendo potete prendere una qualunque foto digitalizzata in bianco e nero e trasformarla nella mappa di una regione. Il nero infatti corrisponderà alle zone ricoperte dall'acqua, il bianco all'altezza massima sulla mappa e tutta la scala di grigia alle varie altezze disponibili nel gioco. Voi mi direte, ma questo non è un tool per creare mappe casuali? Beh, con un po' di fantasia può diventarlo e come. Vi basterà infatti utilizzare come mappa un'immagine di una figura frattale, che, come già detto nella recensione di Hellgate London, è generata con un algoritmo pseudo-casuale. Dopo il tutorial mostrerò anche un breve gameplay del gioco per quei pochi che proprio non conoscono questo titolo, rimandando ai numerosissimi video presenti su YouTube per un eventuale approfondimento. Quello che vi serve per iniziare, oltre al gioco, sono due programmi. Un tool chiamato Scrack, che vi consente di creare le immagini per configurare la regione a partire dalle immagini grezze, e un generatore di frattali. Qui ne ho preso uno gratuito ed open source, ma va bene qualunque generatore di immagini frattali. In questo tutorial userò quello che ho linkato in descrizione, ove trovate anche un altro link per scaricare Scrack. Questa è l'interfaccia utente di Wix Chaos, il generatore di frattali che vi ho proposto. L'immagine che vedete ora è quello che si chiama frattale di Mandelbrot, uno dei più semplici. Vedremo ora come ottenere la mappa di una regione con questo programma, da dare poi in pasto a Scrack. Oltre al frattale di Mandelbrot, il programma ha anche altre formule matematiche che potete utilizzare, selezionabili dal menu che vedete ora. Nel nostro caso useremo l'immagine di default del programma per creare una zona costiera con alcune catene montuose al centro. Per fare ciò selezioniamo solo parte del frattale, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando in modo da ottenere il quadrato blu. Quello che otterrete sarà uno zoom sulla zona selezionata. Per salvare questa immagine come foto basta andare su File e poi su Save As in alto. Consiglio di non mettere il programma a tutto schermo e di fare una finestra più o meno quadrata. Questo perché SimCity ha regioni quadrate. Quindi se l'immagine sarà rettangolare Scrack dovrà distorcerla. Una volta che abbiamo la foto apriamo Scrack per trasformarla in una mappa. Questa è la sua interfaccia. Per prima cosa, cliccando sull'icona evidenziata, apriamo la foto frattale ottenuta prima col generatore. A questo punto il software vi dirà che l'immagine che gli avete passato non ha le dimensioni adatte per i motivi che vi ho detto prima. Voi cliccate su OK. Vi comparirà questa finestra. Specificate il numero di città che definiscono altezza e larghezza della regione e il software distorcerà la mappa per farcele stare tutte. Le città possono essere anche in numero diverso tra altezza e larghezza, in modo da creare regioni non standard rettangolari e di tre dimensioni.
piccola, media e grande. Una città media è grande 4 volte una piccola, una città grande e grossa 4 volte una media. Una volta fatto ciò, cliccate sul tastino salda che vedete evidenziato ora per creare la mappa in scala di grigi. Questo è il risultato. Per costruire la regione però ci manca ancora un tile che definisce dimensione e posizione delle città al suo interno. Scrack è in grado di creare anche questo file. Per prima cosa, col file in scala di grigi aperto, cliccate sul tastino mostrato. Ora la mappa è posizionata su una griglia. Ogni quadratino rosso corrisponde ad una città piccola. Nel menu a sinistra evidenziato potrete selezionare anche i cursori per creare città medie e grandi. Cliccando sul tasto per le città grandi ad esempio avrete a disposizione un cursore 4x4 che potrete spostare sulla griglia liberamente. Per piazzare sopra la posizione scelta una città grande basterà quindi un clic sinistro del mouse. Le porzioni di griglia su cui avrà effetto l'operazione diventeranno blu. Potrete fare lo stesso anche coi cursori per le città medie e piccole. Le zone occupate da una città media saranno gialle, mentre quelle occupate da città piccole rimarranno rosse. Per salvare la configurazione delle città premete sul tastino di salvataggio evidenziato. Il file che otterrete da questa operazione dovrete rinominarlo col nome config e dovrà essere salvato in formato BMP. Altri nomi ed altri formati non funzioneranno. Questo è il file config.bmp che ho appena creato. In questo file ogni pixel corrisponde allo spazio occupato da una città piccola. Le città piccole sono evidenziate come singoli pixel rossi, quelle medie come un quadrato di 4 pixel gialli e quelle grandi come un quadrato di 16 pixel blu. Questi file possono essere creati anche a mano con Paint o Photoshop ovviamente, ma bisogna essere precisi con la dimensione delle immagini. Scrack per fortuna permette di rendere il tutto più semplice. Ora che abbiamo i due file necessari apriamo il gioco. Una volta in gioco create una nuova regione vuota. Non importa se sia fatta di terra o di acqua. La regione che vedete ora a schermo è un'altra che avevo creato sempre con questo metodo. Bella, vero? Una volta creata la regione vuota col nome desiderato, in questo caso si chiama Random Gameplay, caricatene un'altra qualsiasi. A questo punto tornate su Windows e andate nella cartella SimCity dentro quella dei vostri documenti. Questa cartella ha una sottocartella chiamata Regions che contiene tutte le vostre regioni. Andate nella cartella relativa alla regione vuota che avete appena creato. E, una volta dentro, sovrascrivete il file config.bmp che avete ottenuto prima usando Scrack con quello già presente nella cartella. Ritornando al gioco e ricaricando la vostra regione vuota, vedrete che la distribuzione delle città è uguale a quella definita nel file config.bmp, secondo le regole descritte prima. Ora non ci resta che scolpire la regione. Premete ora contemporaneamente i tasti CTRL, Shift, Alt ed R per far comparire il menu blu a schermo. Da questo menu non vi resta che selezionare la mappa in scala di grigi che avete creato prima con Scrack e premere OK per procedere alla creazione della regione. Se tutto sta andando come deve vedrete la classica schermata di caricamento del gioco. Questa procedura può durare anche diversi minuti. Il tempo necessario dipende dalla potenza del vostro PC e dalla grandezza della regione da creare. Ed ecco qui la nostra regione pronta. È il momento di iniziare una partita. Una volta entrati in una città vi ritroverete nella modalità Dio. In questa modalità potrete gratuitamente piazzare montagne, valli, fiumi, animali ed alberi. Avrete inoltre a disposizione anche i disastri e una caratteristica tipica di questa serie. I disastri sono anche l'unica di queste opzioni che saranno attive durante la partita. Nota. Piantare alberi o modificare il terreno costerà in partita un sacco di soldi. Questa modalità è quindi utile per aggiustare la città prima di iniziare. I disastri in game saranno invece utili per far fuori edifici scomodi senza spendere soldi, bisogna però fare attenzione nel cercare di controllarne il raggio d'azione. Una volta sindaco, per iniziare collegate una strada con l'esterno della città. Tutti i menu per piazzare i vari edifici e strade li trovate a sinistra cliccando sull'icona del sindaco.
L'icona col sole serve invece per gestire i disastri, mentre l'altra è la modalità SIM che vedremo poi. Piazzata la strada, mettete verso il centro della città la zona residenziale a bassa densità. Attaccata al confine la zona industriale a media intensità, con attorno dei campi coltivati per ridurre l'inquinamento dell'aria usando i loro frutteti, e lungo la strada principale piazzate qualche negozio. Non troppo lontano dalle case. L'ultima cosa che serve è la centrale elettrica. Piazzate quella a gas in un angolo della mappa, in modo che l'inquinamento che produce influisca solo per un quarto nella vostra città. Uno dei difetti più grossi di SimCity 4 è che l'inquinamento di una città non comunica con l'altra. Questa cosa è stata risolta in SimCity 2013 e verrà risolta anche in Cities Skyline, in cui la città sarà in realtà un'unica enorme regione di 36 km quadri generata casualmente. Non so ancora se questo sarà in effetti l'ultimo video per questa rubrica o se farò anche un video su questo gioco quando uscirà, ma di sicuro, prima di comprarlo, voglio vedere cosa ne pensano gli altri utenti. Con i City Builder in questi anni mi sono evitato un sacco di fregature leggendo le altre opinioni, quindi, con tutta la buona volontà, non comprerò City Skyline in prevendita e non lo recensirò al day one. Preferisco fare le cose con calma, pensandoci bene prima dell'acquisto e facendo una recensione come si deve. Di fare caterve di visualizzazioni per essere il primo a recensire il nuovo gioco non me ne frega una sega. Per restare in tema, un City Builder con mappe casuali di poco più di un anno fa che non mi ha deluso è stato Banished. Non l'ho recensito, come altri buoni titoli, perché già altri se ne erano occupati splendidamente. In particolare, per quanto riguarda Banished, ho trovato molto utile il gameplay di Mr. Delric, che trovate in descrizione. Una volta che avete piazzato tutto e avete ridotto il budget della centrale ai reali bisogni della popolazione che presto arriverà, fate partire la simulazione premendo il tasto di massima velocità in basso a sinistra. In SimCity 4 è importante centellinare bene i soldi su ogni struttura pubblica per evitare di buttare denaro nel cesso. Quindi ogni centrale, scuola, ospedale, eccetera eccetera, deve avere solo i soldi indispensabili al suo funzionamento più un po' di extra per far fronte alle emergenze e alle oscillazioni delle variabili che queste strutture controllano. D'altro canto, se i fondi sono insufficienti lo sviluppo della città si fermerà, si creeranno disservizi ed inizieranno gli scioperi. Tutte queste cose alla lunga fanno perdere soldi alla città. La casa del sindaco che ho appena piazzato è uno degli edifici premium del gioco. Questi edifici si ottengono raggiungendo determinati obiettivi. Altro parametro da tenere sotto controllo è la domanda RCI. La domanda di zone residenziali, commerciali ed industriali la si può vedere da questo istogramma. Le zone residenziali possono essere a basso, medio ed alto reddito, quelle commerciali sono divise in servizi ed uffici a differente reddito e quelle industriali comprendono l'agricoltura, l'industria sporca, manifatturiera e ad alta tecnologia. Sviluppare meglio i servizi cittadini porterà in città cittadini più abbienti, uffici evoluti ed industria tecnologica ad alto reddito e poco inquinante. Lo stesso discorso vale per gli edifici ad alta densità. Se volete sviluppare una città stile grande mela piena di grattacieli e di milioni di persone, dovrete avere servizi efficienti. Al contrario, potrete sviluppare anche metropoli da terzo mondo, iperinquinate, in cui siete odiati e composte da baracche. Questo è un gioco sandbox, sta a voi decidere come procedere. La rete idrica, che ho appena piazzato, oltre ad essere un servizio per i cittadini, rende più difficile che divampino incendi in città. Lo stesso vale per la stazione dei pompieri, che va piazzata il prima possibile. Guardate già come, con pochi semplici servizi, le baracche iniziali evolvono in qualcosa di meglio. Per tenere d'occhio la città avete vari strumenti. Gli indicatori, i consiglieri, i grafici e le mappe specifiche. Gli indicatori danno un'idea generale dello stato dei servizi in città, i consiglieri danno appunto consigli e possono farti notare situazioni critiche, i grafici sono soprattutto utili per gestire bene i comuni come l'elettricità o l'acqua, mentre le mappe sono perfette per le variabili di campo, come ad esempio il traffico. Padroneggiare al meglio questi strumenti è la chiave di riuscita in questo gioco.
Il fatto che al giocatore nabbo possano sembrare ostici non aiuta i buoni city builder a vendere, ma sono strumenti come questi a rendere secondo me un titolo di qualità. La clinica, che piazzeremo ora per aumentare la salute in città, così come gli altri servizi, richiedono come già detto un'attenta valutazione dei costi. È sempre bene in partita tenere d'occhio il bilancio della città. Di norma, le entrate devono superare le uscite. Se ciò non avviene è il momento di agire tempestivamente, o tagliando gli sprechi, o, se non ce ne sono, investendo in ulteriori servizi per far crescere la ricchezza della città. Se ciò non basta si può anche ricorrere ai prestiti oppure far costruire in città strutture scomode come la base militare o la prigione federale, che però hanno effetti negativi sul centro abitato. Il concetto dello spendere bene i soldi per ricavarne una quota maggiore è uno dei cardini per riuscire in SimCity, così come nella gestione della finanza pubblica nel mondo reale. Dovrebbe forse capirlo chi, in questo periodo, sta tagliando a destra e a manca con l'intento di far quadrare i conti, lasciando il paese alla fame. Giocando a questo gioco vi renderete conto che spesso la strada per pagare un debito non sarà tagliare i servizi o aumentare le tasse, ma al contrario investire. Infatti, aumentando le tasse o tagliando in giro avrete di sicuro un po' di soldi in più a fine mese, ma alla lunga allontanerete i cittadini e le imprese, e con loro i loro contributi al bilancio pubblico. Un'opzione che è stata introdotta con l'espansione Rush Hour è la possibilità di insediare un tuo cittadino in una delle case della città. Questo cittadino, come un consigliere, ti dirà cosa non gli piace della sua zona. Una delle cose più belle che è stata introdotta con l'espansione è stata la possibilità di guidare tutti i veicoli del gioco, di terra, aerei e marini, dentro le vostre città. Il tutto correlato anche con alcune missioni che consentono di ottenere dei premi se vinte. Queste missioni inoltre possono sia aumentare la reputazione del sindaco, sia diminuirla a seconda delle azioni che vengono compiute. I differenti tipi di veicoli e le differenti missioni si sbloccano costruendo gli edifici che usano quei veicoli in città. Per farvi un esempio di missioni dagli effetti opposti. Quando avrete la stazione di polizia, potrete sia fare missioni di inseguimento dei criminali, sia rubare voi stessi un'auto e cercare di sfuggire ai vostri stessi agenti. A me questa modalità di gioco ricorda tanto i primi GTA. E io non vedo l'ora che qualcuno crei questa stessa cosa in un city builder moderno con grafica 3D e fisica avanzata. Al momento giochi come Cities XL hanno solo la telecamera a livello strada e anche Cities Skyline ha lo stesso. Ma lo sviluppatore di questo ultimo gioco ha detto che questo sarà completamente moddabile e che sviluppatori esterni potranno costruire una mod che fa questa cosa. In teoria, con funzioni moderne come lo Steam Cloud, una persona potrebbe comprare un city builder di questo tipo anche solo per giocare alle missioni di guida. Senza perdersi a costruire nessuna città, ma scaricando ogni volta dal cloud quelle fatte da altri giocatori per giocare a missioni sempre diverse. Altro che GTA 5. Le mappe di Cities Skyline sono grandi 36 km quadrati, con paesaggi generati casualmente e con le costruzioni fatte dall'uomo una per una. Sarebbe una figata di gioco se mai verrà fatta questa cosa e probabilmente spazzerebbe via il lavoro fatto da Rockstar Games. Con questo spunto vi saluto e vi do il solito arrivederci alla prossima.